Buonasera a tutti e bentornati al nostro appuntamento con Sportello Pensioni. Se volete intervenire nella nostra trasmissione lo potete fare chiamando il numero 011 95 75 798. Vi presento adesso gli ospiti che sono qui in studio con me per questa puntata. È venuto a trovarci stasera Paolo Pozzo, che è il direttore di ISCOS Piemonte e il presidente di ANOLF Piemonte. E come tutte le settimane risponderà alle vostre telefonate da casa sulle questioni di previdenza il nostro esperto Giorgio Melelli. Ecco, cominciamo allora subito questa puntata spiegando ai nostri telespettatori che cos'è l'ISCOS, visto che questo acronimo magari hai più è complicato, certo. Risulta complicato. Intanto buonasera, grazie dell'opportunità di venire a raccontare un po' le cose che facciamo. ISCO significa Istituto Sindacale per la Cooperazione allo Sviluppo, è una organizzazione non governativa, una ONG promossa dalla CISL, nata nel 1983 a livello nazionale, dove a Roma risiede ancora il centro delle attività, e che però nel corso degli anni si è sviluppata su tutto il territorio nazionale dando vita a dei comitati regionali. Io sono responsabile del Comitato Regionale del Piemonte, che è nato nel 91 e che da allora è impegnato assieme a tutta la rete ISCOS a promuovere progetti di cooperazione allo sviluppo nei paesi meno sviluppati, soprattutto sul tema che è il nostro, essendo promossi dalla CISE, che è il tema dei diritti del lavoro. Quindi sono progetti per la promozione dei diritti del lavoro, laddove i diritti ai lavoratori sono negati o i livelli sono molto più bassi di quelli dovuti, e anche però attraverso la creazione del lavoro. Certo. Lavoro come naturalmente opportunità per costruire una vita dignitosa. Laddove il lavoro è insufficiente, non ci sono abbastanza posti di lavoro, noi promuoviamo anche dei progetti per la creazione di posti di lavoro, normalmente attraverso la struttura cooperativa, che è quella che vede la maggiore partecipazione del lavoratore. Poi abbiamo ancora un ultimo settore, che è invece quello delle emergenze umanitarie. Essendo presenti in più di 20 paesi, ormai storicamente da più di 20 anni, alle volte purtroppo sappiamo si determinano situazioni molto, molto complesse a causa di disastri naturali, a causa di guerre. Certo. Quindi essendo sul posto siamo naturalmente chiamati ad agire, ad intervenire, a dare il nostro contributo, così come è successo dopo lo tsunami in Sri Lanka, ma nel caso del terremoto di Haiti, le alluvioni in Mozambico, ancora in Pakistan. E lì siamo impegnati e ci muoviamo naturalmente grazie alla struttura e al sostegno del sindacato e dei lavoratori italiani. Bene, quindi sicuramente un impegno che si muove su diversi fronti. E quali sono al momento le vostre principali iniziative? Ma dunque, intanto c'è un rapporto storico che mi piace sempre citare, di rapporto con i sindacati. Dicevo prima che il nostro impegno è a favore del sostegno dei sindacati che nel mondo non hanno gli strumenti per poter operare. Quindi a fronte di gravissimi problemi di scarso riconoscimento dei diritti del lavoro, quindi bassi salari, scarse tutele, e soprattutto sindacati che non hanno ancora un lato una struttura organizzativa, le risorse finanziarie e la capacità, molto spesso non ancora accumulata per lavorare. La competenza. Mi piace sempre citare come una delle nostre prime azioni a livello di ISCOS, assieme alla CISA, di sostegno al sindacato brasiliano, ancora nell'epoca di fine dittatura, quando
è stata creata la CUT, la Centrale Unitaria dos Trabalhadores Brasiliani, allora diretta da Lula, che poi sappiamo bene, certo, è riuscito non solamente assieme e con il sostegno anche dei sindacati internazionali come il nostro a creare la confederazione sindacale più importante brasiliana, ma poi anche a diventare presidente di questo paese e a cambiarlo questo paese. Chiaro. Analoghe esperienze noi le abbiamo in Pakistan, che è un paese martoriato da mille questioni, ma anche da una questione molto grave di violazione dei diritti del lavoro e dei diritti umani. Allora, sono esperienze che a partire da poche risorse che servono a pagare il salario, un ufficio, la sedia su cui sedersi alle volte, la carta su cui scrivere, a persone basilari che sono fortemente compromesse e che fanno delle scelte di vita molto importanti, perché operare nel sindacato in certi contesti è anche pericoloso, anche da un punto di vista personale, dando questa forma di sostegno si ottengono grandi risultati, si riesce finalmente a coinvolgere le persone, a coinvolgere i lavoratori, a ottenere dei diritti di base molto spesso non riconosciuti. Degli esempi attuali di questo tipo di cooperazione sono appunto il rapporto con i sindacati pakistani, sono il rapporto con i sindacati brasiliani che prosegue, ma oggi nei paesi più vicini a noi, all'Europa, e che vedono spesso le imprese europee delocalizzare per andare a sfruttare il vantaggio competitivo. Questo è un altro fenomeno recente che sicuramente ha portato ulteriore lavoro. Assolutamente sì. Cito il caso dell'Albania, da cui torno recentemente. Noi abbiamo delle condizioni di sfruttamento del lavoro che somigliano a quelle del sud-est asiatico, invece più famoso anche perché molto spesso assurge alla cronaca, sì, grazie cronaca. A disastri. Noi ricordiamo per esempio l'incendio nella fabbrica tessile del Bangladesh recente, certo, piuttosto che. Ecco, il problema è che oggi nel mondo queste gravi violazioni e scarse tutele dei diritti del lavoro non avvengono solamente nei paesi a noi molto lontani, molto remoti, che quasi appaiono scontati per lo scarso livello di tutela, ma avvengono in paesi anche molto vicini. A casa nostra a volte. E quindi diciamo che l'impegno da approfondire è molto grande. È molto grande. Riusciamo a fare le cose che riusciamo, naturalmente grazie ad alcuni fondi pubblici, a partire dalla Commissione europea, grazie al sostegno della CISL, perché sostiene la nostra struttura e cofinanzia i progetti, e grazie all'intervento diretto dei lavoratori, cioè all'apporto diretto dei lavoratori. La cosa più importante per noi è coinvolgere i nostri iscritti in una consapevolezza che questo tipo di fenomeno può essere combattuto solamente con l'impegno di tutti. Bene, e benissimo. Questo porta anche ad aumentare l'educazione, la coscienza e quindi la partecipazione nostra. Dopo la telefonata daremo anche un suggerimento a chi volesse farlo devolvendo il proprio 5 per 1000. Adesso però abbiamo in linea la prima telefonata di questa sera, quindi sentiamo il nostro telespettatore. Pronto? Pronto? Buonasera, da dove ci chiama? Buonasera, chiamo dalla provincia di Novara, Bellinzago. Sì, buonasera, ci dica. Allora, ascolti, io volevo un'informazione perché mia moglie ha smesso di lavorare 2 anni fa, ha fatto un anno di cassa integrazione, adesso è un anno in mobilità. Sì. Ha un importo di contributi pari a 35 anni, gliel'ho detto all'INPS, più questi anni di cassa integrazione e mobilità. Vorrebbe andare in pensione, però gli hanno prospettato lo sportello donna. Sì, esatto. L'opzione donna. La legge Maroni. Sì, la legge Maroni. Sì. Ecco, però andrà a percepire un importo che è come una pensione di vecchiaia, una pensione di. No, è un importo più basso perché è calcolata con un altro metodo, che non è il metodo relativo agli stipendi, ma è un metodo relativo ai contributi, si chiama pensione contributiva, è sicuramente più bassa, questo sì. Sì. Quanti anni ha sua moglie? Mia moglie ha 59 anni a ottobre. Il problema è che però se lei prende quella pensione lì, va in pensione 7 anni prima. 7 anni prima rispetto al... Perché se no va a 66. 66 anni. Quindi converrebbe. Io le consiglierei di andare in un patronato e vedere
se gli fanno il doppio conteggio. Così che possa valutare il conteggio, se quale più conveniente. Andasse col vecchio sistema retributivo e il conteggio col sistema contributivo. E poi scegliere. Sapendo che comunque quello retributivo verrà percepito soltanto fra 7 anni, quindi. Quindi andrebbe adesso, però percepirebbe la pensione fra 7 anni. No, prenderebbe la pensione più bassa per tutta la vita. Per tutta la vita. Certo. Se andasse con la legge Maroni. Esatto. Vabbè, quindi è da valutare la cosa. Bisogna capire quello che sua moglie verrà a prendere e vedere il bilancio familiare se sopporta questa pensione più bassa di quella che sarebbe la pensione normale. Sì. Valutando però anche che la percepirebbe anche perché per bisogna anni. Vedere se la moglie ha 18 anni al 92, se la sua pensione non è già una pensione mista. Se è una pensione mista allora ci rimette meno. No, non è una pensione mista, ha lavorato sempre nello stesso settore. No, però aveva già 18 anni al 95? Sì, è del 55 mia moglie. Quindi... Quando ha iniziato a lavorare? Ha iniziato a lavorare a 19 anni. No, allora è fuori. 55 e 19 cosa fa? 74. 74 e 18? Giusto. 92. 92. Se ha sempre lavorato, allora deve andare a farsi fare il calcolo. Perché la differenza c'è. Quindi deve andare all'INPS a farsi fare il calcolo. No, l'INPS non glielo fa, deve andare al patronato. Patronato, il calcolo della pensione retributiva e la pensione contributiva e vedere la differenza. E vedere la differenza, va anche bene. Perché, attenzione, sua moglie ha tempo fino al 30 di giugno, Fino al 30 giugno. E poi non va più. Va bene. Ok, la ringrazio. Prego, buonasera. Buonasera. Grazie a lei, buonasera. Ricordiamo perché il termine perché 30 giugno. Perché c'è la finestra. Quando le donne vogliono usufruire della legge Maroni, cioè 57 e 35, vanno sì, però devono sottostare alle finestre mobili ante legge Fornero, che sono 12 e 18 mesi. Ecco, quindi visto che il termine della legge... Per cui bisogna stare attenti perché la legge scade al 31/12/2015. Ripeto, io sono convinto che la prorogheranno, però è chiaro che nessuno può mettere la mano sul fuoco, per cui chi intendesse andare, rivolgersi subito al patronato, il quale non solo fa il calcolo dei contributi della pensione, ma vi dice anche quando dovete smettere di lavorare, per non perdere il diritto. Certo, bene. Grazie Melelli. Torniamo allora a quello che dicevamo prima, e quindi per chi volesse sostenere anche devolvendo il proprio 5 per 1000, chiedo alla regia di mandare in sovraimpressione il codice fiscale dell'ISCOS, perché appunto anche questo è un metodo con cui voi vi sostentate, dico bene? Assolutamente sì, dicevo prima che è importante la partecipazione dei nostri iscritti, dei lavoratori, dei cittadini a queste attività, anche perché è conseguenza di una presa di coscienza, di un problema molto vasto che si può risolvere solamente in un ambito internazionale. Cioè, noi siamo in un momento molto critico per l'economia, per la società in Italia e in Europa, fa parte del dibattito a livello globale. La cosa più sbagliata è chiudersi pensando in questo modo di proteggersi. Semplicemente invece partecipando, prendendo consapevolezza e partecipando per quello che si può in certi processi, riusciamo tutti insieme a migliorare una situazione. Ricordo che evidentemente il sindacato è impegnato nella promozione di un ente come l'ISCOS, come l'Istituto di Cooperazione, intanto per un dato di solidarietà. Il sindacato nasce sul valore della solidarietà. Certo. È la solidarietà fra lavoratori che si riuniscono in associazione, no, per cercare di migliorare la loro condizione. Il sindacato però è anche uno straordinario motore di crescita sociale, di democrazia, di partecipazione. Quindi è proprio questo tipo di aggregazione che consente anche in altri paesi la partecipazione diretta anche alle istanze democratiche dei paesi. Significa richiedere maggiori diritti, non è solo questione di maggiore salario,
ma è una questione di partecipazione sociale, crescita della democrazia, e il mondo ha bisogno di crescita della democrazia. Sì. Lo vediamo in mille fenomeni che possiamo leggere sui giornali o osservare alla televisione. Naturalmente c'è anche un problema di proseguire nella tutela degli interessi dei propri iscritti e quindi dei lavoratori italiani nel momento in cui si contrasta quello che viene definito il dumping sociale, cioè una concorrenza molto forte da parte di altri contesti semplicemente a causa delle mancate tutele che non ci sono in questi contesti. Cioè. È chiaro che lavoratori sfruttati che producono all'estero e per aziende che poi vendono sui mercati europei e italiani sono una concorrenza a cui non si può fare fronte riducendo le tutele delle produzioni interne. Non avrebbe senso. Si può semplicemente agire in quel contesto. Poi mi piace anche ricordare un'altra cosa, l'argomento sindacale, lo dicevamo prima, la tutela e la promozione dei diritti del lavoro è la nostra caratteristica principale. Però ci occupiamo anche dei grandi temi, no? Dei temi legati alla giustizia sociale e ai diritti umani in genere. Per esempio, cercando di combattere quelle che sono le peggiori forme di sfruttamento. Operiamo in contrasto, per esempio, al lavoro minorile. Al mondo ci sono ancora più di 150 milioni di minori di 14 anni sfruttati in non solamente sono mansioni lavorative. Ma sono le peggiori forme di sfruttamento del lavoro minorile da questo punto di vista, quindi lavori pericolosi, lavori che non consentono un adeguato sviluppo fisico e mentale di questi ragazzi. Sono fenomeni che creano una futura categoria di adulti che sono deficitari da molti punti di vista e che quindi saranno deboli per il futuro. Il contrasto alla violenza contro le donne, il contrasto alle discriminazioni. Operiamo in progetti, mi chiedeva in quali progetti siamo impegnati, ne cito uno da questo punto di vista, un progetto europeo ma anche legato all'America Latina e a tutta la parte dell'Est Europa, non ancora Unione Europea, contro la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale. Sono fenomeni che investono tutta la società. Certo. Purtroppo sono fenomeni molto vasti, hanno dietro degli interessi molto forti, quindi delle reti criminali, ma hanno dietro anche una scarsa coscienza e consapevolezza da parte anche dei cittadini italiani, che non vedono, a volte sfruttano i fenomeni, ma nella maggior parte fanno finta di non conoscerli. Cito ancora un'altra cosa su cui siamo impegnati, e questo con l'adesione anche della CISL nazionale di diverse categorie. Avverrà a giugno la Coppa del Mondo di Calcio in Brasile. Sì. Degli enti brasiliani, sindacati brasiliani, una serie di pezzi di società civile brasiliana hanno chiesto al sindacato italiano e quindi a noi e ai cittadini italiani di aiutarli a prevenire quello che è il fenomeno dello sfruttamento sessuale di minori in occasione dei grandi eventi sportivi e dei viaggi. Purtroppo il Brasile è già uno dei tanti paesi al mondo che soffre di questa piaga, cioè della prostituzione minorile indotta evidentemente dalla povertà, ma indotta anche dalla domanda. Sicuramente non sono solamente i viaggiatori internazionali, tutti i viaggiatori internazionali, naturalmente, ma una piccola parte, non sono solamente i turisti internazionali che causano questo fenomeno, ma negli scorsi mondiali in Sudafrica si è notato un aumento del 40% di questo tipo di fenomeni. I brasiliani cosa ci chiedono? Ci chiedono a noi italiani come ad altri paesi europei di intervenire con campagne di sensibilizzazione su questo. È evidente che non si va a convincere chi parte da qui con questo intento, perché purtroppo rispetto a queste persone vale solamente la punizione, no? Quindi, quello che ci chiedono di fare è di contribuire a far emergere il problema, e cioè in Italia, ma soprattutto in Brasile, quando si osservano fenomeni che sono al limite della legalità o che possono rappresentare questo tipo di violazioni, allora bisogna, come dice lo slogan della campagna, non voltarsi dall'altra parte, bisogna denunciare.
bisogna segnalare questi abusi, bisogna fare sì che questi, contribuire a lottare contro questi fenomeni. Certo, allora, è molto importante. Diamo un attimo lo spazio alla telefonata, poi ritorniamo su questo, grazie. Pronto? Pronto, buonasera. Io volevo chiedere... Buonasera. Volevo fare una domanda al signor Melelli. Prego. Io volevo chiedere, allora io premetto che ho una pensione, un ex IPOS che adesso è una pensione INPS, però io quello che volevo chiedere è che non ho ben chiara una cosa, per avere la pensione di invalidità riguardo a, io ho due patologie, no? Quali sono i requisiti che mi danno diritto a questo? Anche perché non vorrei andare dal patronato che poi alla fine non mi spetta, cioè nel senso in base alla percentuale di invalidità che io ho. In cosa consiste questa? No, noi abbiamo due tipi di invalidità. Abbiamo l'invalidità dell'INPS dei contributi, quella ordinaria. La legge dice che viene data l'assegno ordinario di invalidità quando il soggetto perde il 66% di capacità lavorativa, per cui i due terzi. Però scusi, dato che io prendo. Scusi, io però prendo già una pensione, io ho già una pensione dell'INPS, diciamo, che è una ex IPOS, però adesso è dell'INPS. Ah, no, allora niente, allora parliamo di invalidità civile. È quello, perché io non ho ben chiara sta cosa. Ma lei quanti anni ha, signora? Allora, io ne ho 50 compiuti. Allora, il problema è, non esiste, allora, c'è una tabella che le commissioni sanitarie provinciali usano, dove c'è... non lo so, perdita della gamba 40%, perdita del dito 2%, e per aver diritto alla pensione bisogna avere 74% al 99%, il primo blocco, ma credo che per lei non ci sia niente da fare, perché? Perché si prende questa pensione se il suo reddito non supera 5.000 euro. Ecco, è quello che io avevo un po' il dubbio, perché ho detto, le spiego, io ho detto vado al patronato, dove abito io, c'è una signora, vado lì, però ho detto se però conta il reddito, io è inutile che vado lì, perché io... No, le spiego, perché se lei viene riconosciuta invalida civile, ci sono altre cose, ad esempio, lei può chiedere di parcheggiare negli stalli gialli. Ah, ho capito. Cioè, ci sono alcune cose, alcuni benefici che vengono dati anche senza dare la pensione. Sì, ho capito. Il problema è questo, visto che fare questa domanda l'unica cosa che costa è il certificato medico dal suo medico, che deve mandare online all'INPS, se lei ha dei dubbi sulla sua salute, io, visto che costa 50-60 euro, le direi di farla. Almeno si rende conto la commissione come valuta la sua diagnosi, così poi è tranquilla. Sì, perché io le spiego, io ho due patologie, una è abbastanza, cioè io sto bene non per adesso, ho due patologie che mi danno, io non ho mai pensato di fare questa domanda, ho due esenzioni, praticamente io ho queste esenzioni, non pago i ticket per fare queste analisi riguardo a queste patologie, però io quello che mi premeva sapere era questo, cioè magari può darsi che io non abbia diritto alla pensione, però magari non so, tipo quello che diceva lei prima, certo. Oppure anche mi è sembrato di sentire i treni che sono gratis. Brava, i pullman, i trasporti. Certo, il problema è quando uno è in possesso del verbale che rilascia la commissione, poi ne fa l'uso che le norme prevedono. Quelle cose lì. Quindi lei essere... non mi sa dire per i trasporti, per i, quanto basta per l'invalidità. Attenzione, ogni città le sue regole. Dipendono dai comuni. Io le posso dire Alessandria perché ci abito e molte volte ci succede di fare le domande per le pensionate che sono nella sua condizione e sono riconosciute invalide. Per cui quando lei va a fare la domanda, chiede a chi gli fa la domanda dei invalidi civili quali sono i metri per ottenere il beneficio dei trasporti. E quindi allora mi scusi, ricapito, poi la lascio. Allora io praticamente avrei diritto all'invalidità civile, perché l'altra avendo un reddito, diciamo, sui... No, l'altra non gliela danno perché ha già una pensione. Sì, va bene. Io la ringrazio tanto, grazie. Buonasera. Grazie a lei. Buonasera. Abbiamo subito un'altra telefonata, sentiamo. Pronto? Buonasera a lei, signorina. Buonasera. Sono Gaetano da Torino. Sì, prego. Mi scusi. Signor Merelli, volevo un'informazione da lei, se può darmela.
Una persona che a 51 anni ha avuto un'ischemia molto profonda a livello cerebrale, sì. Adesso questa persona sono 2 anni che non lavora. Sì. Volevo capire solo una cosa, ha lavorato sempre per conto proprio, sapere adesso se avendo diritto a un'invalidità civile, se poi avrà diritto anche ai versamenti che ha fatto per questi anni, anche una pensione, sì. Diciamo, i soldi versati. Direi che prima di fare un'invalidità civile le conviene fare un'invalidità dell'INPS, che viene, sì, pagata in base ai contributi. Esatto. Prima fa quella e contestualmente può fare l'invalidità civile, ma noi privilegiamo sempre l'assegno ordinario di invalidità con i contributi, perché chiaramente è più alta della pensione invalido civile, che è 290 euro. Ho capito, finisco e poi la seguo per televisione. E più o meno, secondo, facendo quello che mi diceva lei prima rispetto ai contributi versati, sì, la pensione erogata a questa persona, di quanto potrebbe valere al mese? Ma intanto il problema è, bisogna vedere 2 o 3 cosette. Il versamento che ha fatto. Se lui non ha redditi, potrebbe aver diritto, se non supera i 501 euro, potrebbe aver diritto al minimo. Bisogna vedere se la moglie lavora o non lavora. Sì, la moglie lavora, allora. Lui, ripeto, ha lavorato fino a 2 anni fa come per conto proprio e poi si è invalidato. Quanti anni ha di contributi? Ma penso che 51 anni, diciamo che avrebbe iniziato a 15 anni, 30 anni di contributi versati. Perché se ha 30 anni di contributi sul migliaio di euro ci sta, eh? Ecco, bene, allora io la ringrazio, sia in buona salute a voi e ai suoi ospiti. Buonasera. Grazie, buonasera. Abbiamo ancora una telefonata e poi ritorniamo a parlare con il nostro ospite. Pronto? Pronto? Buonasera, da dove chiama? Chiamo da Alessandria. Sì, prego, ci dica. Io sono un po', diciamo, mezzo in confusione, no? Vediamo se riusciamo a darle una mano. Perché mi hanno licenziato perché non posso più guidare, no? Sì. Non posso più guidare di notte, non posso, sì, caricare, non posso scaricare. Sì. No? Ho 62 anni. Sì. Nel 2012, diciamo all'inizio del 2012, avevo 1756 contributi. Ho sempre lavorato fino a adesso, sempre ho lavorato, no? Sì. Adesso ho fatto la domanda all'INPS per invalidità sul lavoro. Sì. E me l'hanno rifiutata. No? Sì. Com'è che mi devo comportare adesso così? Intanto capire. L'hanno licenziata perché gli hanno tolto la patente? No, la patente ce l'ho ancora. Non mi hanno più trovato idoneo. Ma chi non gli ha trovato idoneo? Il dottore che mi ha visitato del lavoro di Vicenza. Ma il problema è... Il medico è, del lavoro. Ho capito. Se il dottore non mi trova idoneo, perché l'INPS non mi dà la pensione? Ho fatto la domanda, ho fatto... Io? Dove l'ha fatta la domanda? Io farei il ricorso. Il patronato dove ha fatto la domanda non le ha proposto di fare ricorso? Ecco, devo fare ricorso. Ma direi di sì. E no. Poi, visto che il ricorso verrà sistematicamente respinto, bisogna che il medico del patronato controlli le sue documentazioni mediche per vedere la possibilità di andare in causa. Perché lei ha 62 anni, che lavoro trova ancora? Da una parte non gli danno più il lavoro, dall'altra come vive? Io credo che il suo caso è un caso di andare fino in fondo, andare fino dal giudice, che sia il giudice a decidere se, visto che lei ha fatto sempre l'autista, l'hanno riconosciuto inabile, inidoneo al lavoro, questa è una condizione per avere diritto alla pensione. Sì, perché adesso sono in disoccupazione. Però il problema è che lei deve fare questa trafila. Lei, chi è che gli ha fatto la domanda? Ma l'ha fatta la CGL. Va in via Cavour e dice, mi fate il ricorso, cosa intendete fare? Ah, ecco. Cioè, il problema è che loro devono, come posso dire, andare avanti con la pratica, ecco. Perché altrimenti lei fino a 66 anni non prende niente, questo, okay? Ok, va bene, la ringrazio. Prego, buonasera. Buonasera.
Ecco, allora, abbiamo parlato di questo progetto che quindi è già in atto perché si parla dei mondiali che verranno giocati appunto a giugno. Quali sono invece altri progetti che avete in campo e che svilupperete nel corso di quest'anno? Ma allora, intanto proseguiamo su una serie di progetti aperti. Ne volevo citare uno che è legato anche al... che rappresenta abbastanza anche un po' la filosofia. Questa volta si parla di Perù e ci sono gli allevatori di alpaca, che sono dei cameli da cui si prende questa fibra che è estremamente pregiata, e che sono comunità che vivono a 5.000 metri, assolutamente isolate dal resto del mondo, e che solitamente hanno pochissimo reddito dovuto al fatto che vendono le fibre che tosano agli animali senza saperle selezionare, senza saper fare selezione genetica per avere fibre migliori, le vendono ad intermediari che le portano ad Arequipa, tutto all'ingrosso, e le vengono pagate molto poco. Dopodiché i produttori italiani di tessuti, cito il biellese che è ricco di questa altissima qualità di prodotto, comprano direttamente sul mercato internazionale e quant'altro. Abbiamo fatto un progetto molto semplice con il partenariato della città di Biella, con un contributo della Regione Piemonte, l'ultimo ormai preso dalla Regione perché ovviamente i fondi della cooperazione sono in grandissima crisi, hanno subito grandi tagli, dove abbiamo fatto formazione professionale, quindi capacità di allevare gli animali migliori, di saperli selezionare, di imparare a riconoscere le fibre migliori, di imparare a tosare gli animali con degli strumenti adatti, senza ferirli, approfittando del massimo della fibra e quant'altro. E poi abbiamo promosso la vendita diretta a imprese del biellese, che sono venute anche con noi. C'è stato uno scambio di know-how, immaginatevi lo scambio fra tecnici di altissima professionalità del biellese con l'uomo che vive a 5.000 metri allevando l'alpaca. E questi progetti sono un piccolo esempio di come poi tagliando la catena di tutti gli intermediari arriva un prodotto di qualità che viene poi lavorato in Italia da quel segmento di industria che noi manteniamo perché è assolutamente pregiato, e garantisce una innovazione professionale ma anche un aumento di reddito alle persone che hanno bisogno di quei soldi per poter mandare a scuola i figli anziché non mandarli e quant'altro. Quindi sono piccoli meccanismi che portano, anche se in una dimensione, in una scala per ora piccola, però portano una grande innovazione, e dove si vede anche come si legano territori assolutamente lontani, assolutamente diversi, attraverso anche la partecipazione dell'ente locale, no? E quindi dalla città al centro studi, piuttosto che l'università, dei due paesi, e si creano questi vincoli di cooperazione, questi legami che sono effettivamente molto molto positivi. Certo. Cito questo da un lato, per poi citare invece dall'altro una campagna che forse è più generalista, ma che anche lì ha il suo senso di solidarietà e di partecipazione, e che voglio richiamare proprio perché ha un senso anche legato alla questione del 5 per 1000, quindi di questa offerta che poi è a titolo gratuito, certo, che non ha costi per la persona che la sottoscrive, ma che può portare grandi risultati. Noi nel 2002, a seguito dei drammi occorsi in Afghanistan, di questi episodi di guerra e quant'altro che purtroppo continuano a fronte della fortissima discriminazione vissuta dalle donne in questo paese e anche in Pakistan, dove purtroppo si sono trasferiti essendo confinanti sia i conflitti e sia i profughi. Noi abbiamo iniziato un lavoro che abbiamo portato avanti tanti anni a favore proprio dei profughi afghani, sia delle donne sia dei minori, dei profughi in Pakistan. È nata una campagna che si chiama Crescere in Pace, che è proprio diretta al diritto dei bambini di crescere non solo lontani dalla guerra, ma anche crescere potendo condurre una vita dignitosa, avendo l'istruzione, avendo quelle prerogative di vita che i minori meritano per diventare soprattutto degli adulti con delle opportunità. Questa campagna si è allargata oltre ai profughi afghani in Pakistan anche a diverse altre realtà.
ai minori in Brasile lontani dalla famiglia a rischio di prostituzione, ai minori in Africa o in Pakistan ancora, a cui cerchiamo di contribuire per esempio in forme diverse, però a garantire un'istruzione, a garantire la possibilità di comprare i libri, a contribuire la sopravvivenza all'interno della loro famiglia, perché ovviamente tentando di mantenere il più possibile il legame familiare, che è l'ambiente in cui i bambini devono crescere. Questa è una campagna che si sta diffondendo e che noi offriamo veramente, a cui chiediamo la partecipazione diretta delle persone, perché con poco, come per esempio il contributo del 5 per 1000, si può contribuire a risultati piccoli ma assolutamente significativi. Bene. E così siamo impegnati in altri progetti. Gli avvocati, oggi sentendo queste tre telefonate e la consulenza, mi ha fatto venire in mente un altro settore in cui noi siamo impegnati, è una situazione molto molto comune in tantissimi paesi, e cioè tantissimi paesi hanno delle costituzioni e delle leggi tutto sommato relativamente avanzate. Pensiamo a tutti quelli che derivano dal colonialismo inglese, che gli ha lasciato un sistema di leggi e di regole, ma anche di strutture per il controllo molto significativa. Purtroppo però molto spesso non c'è la conoscenza del diritto. Sì. Allora il diritto sancito non arriva a essere esercitato dalla persona. Ci sono tante persone che fanno delle vite lavorative intere senza sapere, tante donne che non usufruiscono della maternità che è prevista dalla legge, ma perché non lo sanno. Ci sono delle persone che hanno diritto alla pensione e non ci arrivano mai perché nessuno glielo dice. Chiaro, c'è la complicità di chi li vuole sfruttare, certo, ma c'è anche un'azione da rendere capillare e profonda, a cui noi possiamo contribuire, che è quella della formazione, perché noi sappiamo, la nostra storia ce l'insegna, la storia del nostro sindacato e del nostro paese ci insegna che a partire dalla consapevolezza allora si possono esercitare i diritti, e in questo noi siamo impegnati come ISCOS e anche come ANO. Ecco, infatti, magari approcciamo ora. Proprio adesso volevo appunto chiederle di spiegarci invece, in quanto appunto presidente dell'ANO Piemonte, qual è la vostra attività, quali sono i compiti di questa branca, che comunque sempre rientra nel sindacato. Sì, l'ANO intanto significa Associazione Nazionale Oltre le Frontiere, che di nuovo è un'associazione promossa dalla CISL a livello nazionale e che poi ha per ogni provincia italiana ha una sede. C'è anche la sede regionale che si occupa ovviamente più di coordinamento, progettazione, certo, e altre attività. In realtà in Piemonte sono presenti 28 sportelli, in cui è un'associazione fatta da stranieri e italiani, che vede una grande partecipazione, ed è un'associazione di volontariato. Quindi che si basa su base volontaria, molto spesso presso le sedi della CISL, che sono date in comodato d'uso dall'organizzazione, viene realizzata tutta un'operazione di assistenza diretta ai cittadini immigrati, perché i cittadini immigrati hanno ovviamente dei diritti sanciti dalla legge italiana, ma vivono anche una condizione particolare, hanno alcune esigenze particolari, e c'è anche bisogno di contestualizzare, no, quelle che sono le regole, i diritti e le leggi italiane, certo, per persone che vengono da lontano e quindi hanno anche una serie di problemi maggiori. E quindi dare un sostegno per tutto quello che sono le pratiche, a partire da quelle che sono i titoli di soggiorno, quindi i permessi di soggiorno, i ricongiungimenti familiari e quant'altro, ma anche il rapporto con il fisco, la dichiarazione dei redditi, piuttosto che i diritti del lavoro, l'orientamento ai servizi territoriali. Perché naturalmente il territorio va conosciuto, persone che giungono nuove sul nostro territorio hanno bisogno di aiuto per orientarsi nella rete dei servizi, così come la formazione professionale e quant'altro, i temi legati alla scuola, alle mense, ai trasporti e quant'altro. Vediamo allora fra poco più in dettaglio quali sono le iniziative e l'attività legata appunto ad ANULF. Adesso però sentiamo la prossima telefonata. Pronto? Pronto, pronto. Buonasera, da dove ci chiama? Voglio parlare per il signor Menel. Sì, chiediamo però alla regia di alzarci un po' l'audio perché sentiamo male. Prego. Voglio parlare. Sì, 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 prego. Melelli la sta già ascoltando. Dica. Signor Melelli, ho sentito per televisione le contribute delle Badanti. Sì. E allora? Lo danno?
Il contributo degli 80 euro? Sì. Sì, lo danno, sì. Però non si sa ancora come. Perché c'è qualcuno che dice che lo recupereranno con la denuncia dei redditi. Altri dicono che lo deve pagare il datore di lavoro scaricandolo sui contributi. Per cui lasciamo in sospeso per 10 giorni, 2 settimane, poi sapremo effettivamente cosa succederà per le badanti le 80 euro. Per cui lei, va bene, grazie. Per cui lei ci segua, che noi poi vi diremo tutti quelli che prendono gli 80 euro come li prenderanno, eccetera. Bene. Perfetto, sì 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 sì, bene, comunque questa è una informazione che sicuramente serve anche ad altri telespettatori, certo, noi fra due settimane poi abbiamo la puntata soltanto con Melelli, sì, quindi vediamo. Sarà l'occasione per approfondire meglio questo tema. Bene, ritorniamo allora invece a parlare di Anolf, quindi nel territorio piemontese in particolare quali sono i servizi che vengono offerti e... Le richieste anche quelle più consuete, diciamo. Le richieste sono di ogni genere, perché naturalmente parliamo di una popolazione che vive una serie di problematiche immensa. Dicevamo, ed è anche molto variegata. È molto variegata, naturalmente. Dicevamo a partire da quello che sono... Diciamo che l'Anolf eroga un'assistenza a tutto tondo che è complementare naturalmente a quella del sindacato, non si sostituisce a quella sindacale sui luoghi di lavoro piuttosto che rispetto a contratti e a rapporti di lavoro vari o vertenze e quant'altro, però è appunto un'assistenza complementare dalle problematiche legate al lavoro in termini di orientamento, di formazione professionale, di tutta quella parte di front office, di elaborazione, di comprensione delle problematiche che poi vengono trasmesse magari o ai servizi sindacali o ai servizi sociali dall'altro. Poi però si fa carico anche di iniziative, quindi la casa, i trasporti, la scuola, certo. Problematiche varie. Dall'altro però anche con alcuni progetti specifici, con alcune attività. Naturalmente quelle rivolte, tipiche rivolte verso categorie o fasce deboli. Ci sono alcuni esempi molto interessanti. Parlavamo prima, è chiaro che il fenomeno dell'immigrazione è ovviamente nelle cronache, con problematiche sempre più scottanti e più importanti. Dicevamo prima, uno dei motivi per cui il sindacato è impegnato nella cooperazione internazionale è quello di migliorare la quantità e la qualità delle opportunità nei paesi di origine. Certo. Ovviamente l'immigrazione è la prima causa, siamo di nuovo lì, la prima causa è l'impossibilità di permanere nel posto in cui sei nato, certo. E in cui tutti vorrebbero rimanere, naturalmente, se ci fossero le condizioni idonee, ma è molto spesso la ricerca del lavoro. Mm-hmm. Il lavoro è lo strumento principe per crearsi una vita dignitosa. Esatto. Allora vediamo che a fronte invece della situazione della mancanza di opportunità nei paesi di origine, il fenomeno migratorio è molto forte. Diciamo però che l'immigrazione a noi serve anche. Gli immigrati in Italia contribuiscono alla creazione di più dell'11% del prodotto interno lordo. Sono 700.000 le badanti che si occupano dei nostri anziani, il 7% della popolazione scolastica, cioè è un apporto significativo non solo in termini economici ma anche in termini culturali e sociali, di cui ovviamente tutti devono avere consapevolezza. Però naturalmente le problematiche sono tante. Allora, per esempio, l'ANOLF è impegnata anche nell'accoglienza dei profughi. Siamo in un periodo in cui molte delle persone che arrivano perché c'è la guerra nei loro paesi. Mm-hmm. La Siria, la Libia, ce ne possono citare tanti. Allora, l'ANOLF si attiva anche per la ricezione, l'accoglienza dei profughi su molti territori. Fa parte della rete delle associazioni a cui gli enti locali si rivolgono per poter gestire questo tipo di fenomeno. Ma fa anche altre cose, ad esempio il banco alimentare, e questo naturalmente non solo verso gli stranieri. Purtroppo la situazione di crisi, ci sono tantissime persone, anche italiani, che non hanno più la possibilità di fare
fare la spesa, di alimentarsi. Allora, su alcuni territori noi siamo attivi e siamo uno dei soggetti che promuove il banco alimentare, quindi la distribuzione degli alimenti. Una bella iniziativa. Poi anche qui c'è la possibilità di aiutare con il 5 per 1000. Sì. Lo ricordiamo fra poco dopo la telefonata perché abbiamo ancora un telespettatore in linea. Sentiamo. Pronto? Pronto? Buonasera. Ah, buonasera, sono Michela da Civiego, la sì, signora che chiamo prego. Sempre. Sì, sì, prego, ci dica, signora. Volevo parlare con il signor Marelli. Dica. Senta, signor Marelli, io ho la pensione privilegiata, ho chiamato il call center e mi hanno detto che da quello che prendo e a quello che vedono loro non vedono la pensione privilegiata, però vendono un aumento di 130 euro. È possibile che sia la pensione privilegiata? Non lo so. Signora, lei mi fa delle domande per televisione che è già complicato rispondere in ufficio a viso per la pensione privilegiata perché sì, grazie a Dio non ce ne sono moltissime. Sì, se però lei, se sono 130 euro mi sembra un po' poco. E però capisce che lei può avere quella più l'altra pensione. Sì, il problema è, bisogna vedere. Tutti insieme. Io gliela no. La sua pensione del lavoro è una, la privilegiata è un'altra. Io glielo ho detto al funzionario dell'INPS IBDAP, mi ha detto no, la mettono insieme a quella che ma prendo. Scusi, come fa a avere 130 euro al mese tra pensione del lavoro e la privilegiata? No, la privilegiata io prendo un tot al mese, poi mi aggiungono la privilegiata insieme a quella là. No, gliela aggiungono, gliela pagano assieme. Ma sì, sono due cifre diverse. Sì, però io gli avevo detto l'accumulo fa 130 esatto, euro in più. Gli avevo detto di aspettare il verbale. Quelli stanno a dormire, mancano proprio niente. Il problema è, col verbale, in base alla diagnosi che la commissione ha fatto, dopodiché lei può andare da un medico del patronato, farla vedere e decidere cosa fare. Ah. Perché detto così, queste pensioni qui sono pensioni speciali, pensioni sì, che vengono che da un io danno che lei ha avuto lavorando, sì, per cui è un problema. Ma io dico, se è una pensione privilegiata non può essere di 130 perché euro. Sì, che può essere, l'ottava può categoria sì. Ah, ho capito, può essere così. Perché può, è un surplus, è come un indennizzo, voi non avevate l'INAIL, per cui lo Stato riconosce il danno che lei ha avuto lavorando con la pensione privilegiata, ma io credo che la cifra che lei mi dice ci sta benissimo. Sì, aspettando 5 anni. Ho capito, capito. Ho capito, va bene. La ringrazio. Prego, buonasera. Signora. Grazie a lei, signora. Ecco, abbiamo ancora qualche minuto, quindi chiedo alla regia di mandare anche il codice fiscale dell'ANOLF, così appunto da casa anche i nostri telespettatori hanno l'occasione per segnarselo. E poi adesso quindi possiamo continuare a parlare delle attività su cui l'ANOLF è impegnata in Piemonte. Sì, vorrei citarne ancora due, visto che il tempo sì, naturalmente tiranno finisce, e sta per scadere. Che sono di nuovo di carattere generale, ma che sono particolarmente interessanti. Volevo citare ad esempio come l'ANOLF, in questo caso a Vercelli, abbia contribuito in maniera sensibile alla creazione di una casa rifugio per donne maltrattate. Voi sapete, sono delle residenze che rimangono segrete, dove le donne con i propri figli possono trovare rifugio e abitare per dei periodi perché fuggono a situazioni di violenza familiare. È chiaro che è una delle iniziative, come citavo il Banco Alimentare, che non si riconduce solamente alla popolazione straniera, perché ovviamente anche fra gli stranieri ci sono questi casi, ma purtroppo è un fenomeno estremamente diffuso anche fra i cittadini italiani. E questo è, lo cito perché è una bella esperienza ed è una cosa molto significativa. L'altra che voglio citare è invece l'aspetto internazionale di ANOLF, di nuovo. Anche l'ANOLF è un soggetto di cooperazione internazionale, intanto perché ha delle sedi, per esempio a Casablanca in Marocco o a Dakar in Senegal,
che è adesso recentemente aperta una a Tunisi, che si occupano proprio di dare le informazioni ai migranti sulla legge italiana, sulle opportunità di lavoro che ci sono o che non ci sono, perché anche la prevenzione della migrazione illegale, certo, diventa importante, non solamente per evitarsi un problema in Italia, ma per evitare che le persone, sì, vivano, certo, condizioni di marginalità quando, certo, arrivano. E l'ultima cosa che voglio citare è proprio a questo proposito che ANOS Piemonte, assieme all'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, è impegnata in un progetto europeo importante proprio in Egitto, Tunisia e Marocco per la prevenzione della migrazione illegale dei minori. Perché il mito e la ricerca spasmodica di opportunità migliori in altri paesi fanno sì che molti minori che hanno pochi strumenti partano all'avventura e finiscono nei circoli della droga, certo, della criminalità organizzata e quant'altro. Allora, dove sta la prevenzione? Sta anche lì, nel creare delle opportunità di sviluppo, di crescita, di lavoro nei paesi di origine. E io credo che questa sia la sponda sud del Mediterraneo in questo momento, tanto come cooperazione quanto come cooperazione economica, sociale e impegno, sia effettivamente una delle priorità che dobbiamo guardare per il prossimo futuro, perché non solo da lì proviene l'immigrazione, ma lì ci può essere un'ottima opportunità di sviluppo locale. Benissimo, purtroppo però il tempo a nostra disposizione per questa sera si è esaurito, quindi voglio ringraziare i miei ospiti, tutti voi che ci avete seguito da casa, e vi ricordo che Sportello Pensioni ritorna martedì prossimo. Buona serata a tutti!